può spegnere così. Magari non si sarebbe spento se avesse avuto il conforto dei suoi familiari, magari sarebbe bastato quella cosa per tirarsi su, se magari avessero chiamato il suo avvocato come lui chiedeva, no? Il motivo per cui digiunava e rifiutava ogni cura, magari sarebbe ancora vivo. Se qualcuno l'avesse guardato non come un animale ma come un essere umano, magari non si sarebbe lasciato andare. Invece è successo tutto il contrario. E poi la cosa più assurda è quello che succede dopo. Allora una famiglia che improvvisamente viene avvisata tramite un decreto di autopsia della morte di Stefano e già quindi vive un dolore immenso, si trova poi a doversi fare carico di una battaglia di dimensioni sovrumane. Immaginate, comunque chiedere allo Stato di giudicare se stesso è un'impresa difficile. E soprattutto quando poi inizia immediatamente questa catena di ipocrisie. Basti pensare che sul certificato che è stato rilasciato a mia mamma quella mattina c'era scritto presunta morte naturale. E poi dopo varie insistenze riusciamo a vedere il cadavere di Stefano, perché ovviamente non ce lo volevano far vedere né da vivo e né da morto. Quello che ci troviamo davanti è qualcosa che tanto che è naturale, vediamo solo il viso di Stefano, ma è completamente sfigurato, non è il ragazzo che ho visto 6 giorni prima. E allora nella mia mente comincia a farci un po' di chiarezza e a capire perché non volerci dare sue notizie, perché non volercelo far vedere, perché c'è stato bisogno di tante insistenze di vederlo anche da morto. E comunque attraverso un vetro, e emotivamente anche questo è molto significativo, la distanza che c'è stata in quei 6 giorni è continuata anche dopo. Io non sono più riuscita ad abbracciare mio fratello neanche da morto, e lui dietro quella teca di vetro dava veramente l'idea della solitudine in cui aveva finito i suoi giorni, e solitudine che l'ha spinto poche ore prima di morire ad avvicinarsi, a chiedere che si avvicinasse una volontaria, una di quelle persone che vanno in carcere a cercare di sostenere moralmente queste persone, e chiedergli una Bibbia. Mio fratello è vero, ultimamente si era riavvicinato alla fede, forse per trovare conforto nelle sue difficoltà di inserimento dopo 2-4 anni di comunità, forse per chissà quale motivo. Ma insomma, la prima cosa che pensai quando poche ore prima che Stefano morisse fu contattato da questa volontaria e mi raccontò della Bibbia, fu caspita, certo, riavvicinarsi alla fede, ma mio fratello che chiede una Bibbia era veramente troppo, perché Stefano in realtà sapeva che stava morendo, e sapeva che stava morendo da solo, e qualcuno ha deciso che succedesse questo. E la cosa sconvolgente è che nel momento in cui una famiglia che ha subito un sopruso così grande decide di mettersi in gioco e di chiedere, di pretendere delle risposte, inizia una seconda battaglia, una sorta di processo parallelo. All'inizio è stato detto di tutto, anche per questo ho deciso di scrivere il libro. È stato detto, le parole, che Stefano era morto perché era un drogato. Ma d'altra parte che pretendiamo se un esponente del governo dice queste tante parole senza sapere neanche di cosa sta parlando? Stefano non è morto perché a 15 anni si faceva le canne. Stefano è morto perché è stato vittima di quel pregiudizio di cui parlavo all'inizio. Questo è l'unico ruolo che ha la droga nella morte di mio fratello, il pregiudizio, quello che spesso le persone non sono capaci di superare. E poi è stato messo appunto in discussione addirittura anche i nostri rapporti familiari. A un certo punto fu detto, ma d'altra parte a questi non gliene importava niente del figlio, ma che ne sapevano loro? Però per dirvi che veramente viene detto di tutto fuorché la verità. Io ho sentito e ho visto delle ipocrisie assurde, e se non fosse stato per merito delle persone che abbiamo avuto la fortuna di incrociare in questa triste vicenda, e Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, un ragazzo di 18 anni morto nel 2005 a Ferrara dopo un incontro con la polizia del posto, e tramite lei quello che oggi è il nostro avvocato Fabio Anselmo, che ha avuto il merito di aiutarci a smascherare proprio tutte queste ipocrisie.
probabilmente, anzi sicuramente oggi saremmo qui a parlare di Stefano, perché quella era una morte naturale, un caso destinato ad essere archiviato immediatamente. E il ruolo poi dei mezzi di informazione, che seppur anche in questo siamo stati a volte criticati, io ritengo sia stato fondamentale, perché ha fatto in modo che veramente tutte le persone capissero che era un qualcosa che poteva potenzialmente capitare a ciascuno di noi, perché noi poi alla fine siamo una famiglia normale, con tutte le difficoltà che le famiglie, le persone normali incontrano quotidianamente, compreso la sfortunata e drammatica vicenda della droga. E lì, diciamo, c'è stata la presa di coscienza, e c'è stata, diciamo, la presa di coscienza da parte di tutte le persone, ma anche di chi era chiamato a fare in modo che fosse fatta giustizia. Come dire, c'è stata una responsabilizzazione da parte di tutti, e io sono convinta che questa responsabilizzazione non ci fosse stato se non fosse stato un caso denunciato pubblicamente.